Il Sambuco è una delle più antiche barche a vela, ma non è un mezzo superato. Ancora oggi, nel mondo arabo, queste imbarcazioni vengono costruite secondo le antiche tecniche usate all'epoca del principe Enrico. Lungo le coste della penisola arabica, queste barche a vela vengono impiegate per la pesca e i trasporti. La struttura delle costole della nave, del fasciame, dello scafo e della prora rendeva queste imbarcazioni veloci e facili da manovrare. Il poco pescaggio era ideale per navigare lungo la costa africana, insidiosa per gli scogli a pelo d'acqua. Il vero punto di forza del Sambuco consisteva però nelle vele. Furono i navigatori arabi a impiegare per la prima volta la vela di taglio o vela latina. La vela latina, con la sua forma triangolare, consentiva alla barca di stringere il vento meglio delle altre imbarcazioni del passato, permettendo al Sambuco di navigare anche controvento. Solo usando velieri in grado di bordeggiare, gli esploratori europei avrebbero potuto tornare in patria per riferire ai cartografi al servizio del principe i dettagli delle loro scoperte. Il Sambuco arabo divenne perciò il modello a cui i portoghesi si ispirarono per progettare la caravella. La caravella doveva soddisfare le esigenze della navigazione in Atlantico. Rispetto al Sambuco, i costruttori navali portoghesi modificarono lo scafo e resero la prua più alta per permettere a queste imbarcazioni di affrontare anche il mare agitato. Le murate erano anch'esse alte per impedire alla nave di imbarcare acqua. Come il Sambuco, anche la caravella aveva due alberi attrezzati con vele latine. Partire per una spedizione esplorativa non significava raggiungere per puro caso una terra sconosciuta. I viaggi di scoperta venivano preparati con cura e implicavano molte conoscenze. Come arrivare in una data regione, in che modo rientrare in patria e, se necessario, come tornare nuovamente nella zona individuata. La cosa importante era stabilire un legame saldo con le aree da poco raggiunte. Tutto ciò fu possibile grazie ai primi viaggi di esplorazione e soprattutto all'impiego della caravella, un nuovo tipo di imbarcazione a vela. Il suo utilizzo rappresentò un'importante innovazione. Era attrezzata con vele latine triangolari che consentivano di navigare controvento bordeggiando, un requisito indispensabile per tentare viaggi alla scoperta di nuove terre. Enrico fece costruire molte caravelle. La loro lunghezza variava dai 18 ai 20 metri. A bordo c'era spazio appena sufficiente per l'equipaggio. Gran parte dello scafo era occupata dalla stiva, dove erano conservati acqua potabile e viveri. Per comprendere lo spirito che animava gli esploratori, possiamo pensare alle grandi spedizioni della nostra epoca, le missioni spaziali. Gli arditi viaggi patrocinati da Enrico il Navigatore possono essere paragonati a quelli che, secoli dopo, portarono alla conquista dello spazio. Negli anni 60 il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy promosse con la sua Nuova Frontiera un programma mirato a sfidare l'ignoto. Le navicelle dei cosmonauti erano lunghe 6 metri circa e le comodità erano ridotte al minimo. A bordo solo l'essenziale. La conquista dello spazio fu animata dallo stesso spirito di scoperta dei navigatori al servizio del principe Enrico.